Ciao Davsim, partita tostissima stasera a Bergamo contro l'Atalanta. Da dentro o fuori ci giochiamo l'accesso alla semifinale di Coppa Italia e credo che nessuno di noi ci vuole rinunciare. Ma credo che questa sia la prima occasione in tanti anni in cui veramente rischiamo di uscire dalla Coppa Italia, dopo i rigori in semifinale contro l'Inter. Ma lì fummo noi, diciamo, a buttare il vantaggio dell'andata. Qui la situazione è diversa, è una sfida secca, chi vince va avanti, chi perde va fuori e quindi sarà una situazione molto, direi, inedita, perché pure l'anno scorso abbiamo incontrato l'Atalanta, ma non era questa Atalanta. E allora, nell'entrare nel dettaglio di questa preview, in cui vi parlo appunto anche dell'Atalanta, vediamo appunto lo score di questa squadra. Ma prima, entrate nella descrizione sotto questo video, siamo al penultimo giorno della mia iniziativa di raccolta fondi in favore di AIL per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue, molto importante. E allora aprite il primo link nella descrizione, donate, date il vostro contributo e fate girare la raccolta fondi che domani sarà chiusa. Grazie allora per il vostro contributo e parliamo dell'Atalanta. L'Atalanta ha dei record impressionanti in questa stagione guardando alla Serie A. Zapata è capocannoniere con 15, o meglio è vice capocannoniere al secondo posto della classifica dei marcatori di Serie A con 15 gol insieme a Cristiano Ronaldo, segna ogni 100 minuti e su questo è primo in classifica, è quello con la miglior media realizzativa per minuti. Inoltre l'Atalanta in questo momento che ha il miglior attacco in campionato con 47 gol, però ha soltanto la quattordicesima miglior difesa, quindi è praticamente tra le peggiori difese del campionato con 30 gol subiti. Questo è un dato sicuramente molto importante. Tra gli altri dati riguardanti la squadra, l'Atalanta, bisogna dire che è prima per occasioni da gol create in Serie A 54, ma al pari della Juventus, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere una sfida che sulla produzione offensiva potrebbe essere molto interessante e avvincente. L'Atalanta è sempre, per quanto riguarda il campionato, seconda per possesso palla medio, 58%, e la Juventus è dietro l'Atalanta con 57,5%, al primo posto c'è l'Inter, quindi vedete che l'Atalanta fa addirittura leggermente più possesso palla della Juve in media partita, è terza in Serie A con 9,1 dribbling a partita, ma la Juve è prima con 10,1, però vedete che la distanza è poca, veramente poca, e inoltre è terza in Serie A per numero di recuperi palla a partita, 12,1. Non è una squadra molto fisica, infatti Deron e Gosens sono gli unici due atalantini presenti nella classifica dei top 50 giocatori per numero di contrasti vinti a partita, cioè tra i migliori giocatori per contrasti vinti a partita, i migliori 50 in Serie A, solo Deron e Gosens sono presenti nella squadra per quanto riguarda l'Atalanta. Altri numeri riguardanti i singoli, Zapata ha già detto, ovviamente l'altro giocatore estremamente pericoloso dell'Atalanta è Gomez, che con 7 assist è secondo in campionato dietro Suso, ha creato anche 11 occasioni da gol e in questo è primo in Serie A ed è primo in Serie A anche per numero di chi pass, 3,5 in media a partita. Ilicic pure si distingue per i dribbling, è il secondo in classifica con la miglior media, la miglior media di dribbling riusciti a partita dietro Joao Cancelo mi sembra abbia 2,7, Ilicic 2,3 col 62% di tasso di riuscita e poi in difesa il migliore è Palomino che è terzo in campionato, in classifica, per numero di recuperi a partita 2,6. Per il resto non c'è molto da dire sull'Atalanta, semplicemente che è una squadra in formissima, è una squadra bellissima, costruita egregiamente, l'ho vista giocare diverse volte in questa stagione e mi ha sempre impressionato in positivo. Difetti ne ha pochi, può capitare che qualche singolo giocatore non sia particolarmente in serata, ma è una squadra costruita veramente bene che può mettere in difficoltà chiunque. Poi è chiaro che può mettere in difficoltà anche se stessa, perché, come detto, appunto, non ha un'ottima fase difensiva, anzi, tutt'altro. Per quanto riguarda la Juventus, allora vediamo quale sarà la formazione iniziale. Molto difficile decifrarla perché Allegri è stato chiaro ieri in conferenza stampa. Non lo so, non so chi farò giocare a centrocampo in attacco. Ha fatto solo una battuta su Matuidi, visto che Matuidi domenica ha riposato, potrebbe essere quello che più gioca. Con questo voleva dire che Matuidi ha giocato male e ha giocato poco contro la Lazio ed è stato anche sostituito, ma soprattutto quando è stato in campo non ha reso al meglio, non ha dato quello che doveva dare. E allora abbiamo certezze solo per quanto riguarda il portiere. Non gioca Perin perché bisogna dare continuità a Szczęsny dopo appunto aver giocato contro la Lazio e Perin giocherà contro il Parma.
su questo mi soffermo un attimo perché questa cosa continuo a non capirla, non riesco a capire, ma sicuramente è un problema mio perché cioè, vorrei chiederlo anche a voi se magari ne capite di più, perché un portiere ha bisogno di fare due partite consecutive per trovare continuità o meglio ha bisogno di giocare una partita prima di una più importante per mettersi particolarmente in forma. Non lo so, credo che per i portieri la gestione potrebbe essere differente, ma sicuramente mi sbaglio io. E quindi in effetti Allegri aveva detto che dopo la partita col Bologna, in cui appunto doveva giocare per Szczesny per potersi preparare alla Supercoppa italiana di 3 giorni dopo, 4 giorni dopo, avrebbe giocato sempre Perin in Coppa Italia. Non gioca Perin, potremmo anche essere eliminati e Perin rischia di fare 0 minuti. Non è un problema, non è che Perin deve fare dei record di minuti in Coppa Italia, ma dovrebbe semplicemente giocare le sue partite. Questa con l'Atalanta potrebbe essere la sua partita, così come potrebbe, dovrebbe essere la partita di Leonardo Spinazzola. Onestamente io credo che se Spinazzola non viene fatto giocare dal primo minuto a Bergamo contro l'Atalanta, tra l'altro in Coppa Italia, che non è una partita secondaria, attenzione, però è una partita, diciamo, diversa da una partita di campionato, beh, credo che viene gestito male, lo dico sinceramente. Cioè Spinazzola stasera dovrebbe veramente giocare. Allegri ha detto che non lo sa se gioca Spinazzola o Alessandro. Questo mi fa pensare che alla fine giocherà Alessandro. Spero che giochi Spinazzola, ripeto, perché tra l'altro mi darebbe tantissime garanzie. E Alessandro invece non ha giocato benissimo contro la Lazio, soprattutto per quanto riguarda i cross da mettere dentro l'area. Per il resto gioca Cancelo titolare, e questa è un'ottima notizia. E in difesa ovviamente Rugani Chiellini, però sarà a disposizione Martin Caceres, che ieri è stato ufficializzato, avete visto anche sicuramente le immagini e le sue prime dichiarazioni, ha preso la maglia numero 4 e non vi era dubbio, però va praticamente in panchina. Per quanto riguarda gli infortunati, da questo punto di vista non ce l'ha fatta Mandzukic, perché invece Allegri aveva detto che forse ce l'avrebbe fatta, ma non ce l'ha fatta. Pjanic sicuramente gioca, Allegri non lo ha detto, ma insomma per quelle che sono state le dichiarazioni sul centrocampo a 3 post Lazio, credo che Pjanic giocherà visto che sta bene. E poi in attacco io metterei Bernardeschi a destra, Cristiano Ronaldo a sinistra e Ken titolare dal primo minuto al centro dell'attacco. Non per bocciare Dybala, non per bocciare Douglas Costa, per promuovere Bernardeschi e per promuovere Ken, che alla fine è un attaccante fortissimo, quando gioca segna praticamente sempre e lo abbiamo visto anche contro il Bologna. Quindi credo che in una partita secca come questa sia proprio il migliore da poter mettere in campo, perché tra l'altro è uno molto esplosivo, è uno che nel breve, nei pochi minuti, dà veramente il massimo. Io mi affiderei veramente a lui. Poi è chiaro che se le cose dovessero andare male, lui non dovesse rendere, dovesse essere stanco, si può tranquillamente fare un cambio e mettere un pochino Paolo Dybala o magari Douglas Costa. Ditemi cosa pensate su questo. Va detto però che Ronaldo potrebbe saltare una di queste due prossime partite, ha detto Allegri, in settimana gli parlerò, deve sicuramente rifiatare, sta giocando quanto al Real Madrid ma con un'intensità maggiore, quindi deve essere gestito. E allora ci saranno più avanti momenti per riposare di più, ma adesso è un momento difficile in cui ci sono tante partite, e quindi probabilmente Ronaldo però riposerà contro il Parma, non stasera, un po' come anzi all'andata con l'Atalanta, all'andata in campionato contro l'Atalanta aveva appunto riposato, quindi magari stasera vedrà il campo. Ne parliamo allora nei commenti in avvicinamento ad Atalanta-Juventus. Naturalmente ditemi come la pensate, chi passerà il turno. Passate in descrizione al primo link per partecipare alla mia raccolta fondi per AIL. Ci vediamo nel prosieguo della giornata e naturalmente per il post partita di Atalanta-Juventus, e sempre forza Juve!